Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi abbiamo qui con noi Gaetano. Gaetano ha 51 anni, è stato operato, aveva un problema di deficit erettile su base venosa, aveva un'insufficienza venosa, c'era pure un po' di calo del testosterone, però fondamentalmente aveva un problema di natura vascolare, essendo molto giovane, non è un paziente diabetico, non ha particolari patologie. Un problema venoso che da tanti anni lo affliggeva. Il prossimo 2 ottobre sarà un anno che è stato operato, ha fatto un impianto di protesi tricomponente idraulica con l'accesso mini invasivo. Siamo qui oggi con Gaetano che ci dà una testimonianza della sua esperienza a distanza di un anno dalla procedura chirurgica. Gaetano, come stai? Io sto benissimo, dottore, la ringrazio di questa opportunità che mi ha dato. Infatti, come ha detto il dottore, sono quasi un anno, insomma, a breve farò un anno da questo impianto protesico. La mia vita è cambiata in meglio, sia sessuale che, diciamo, anche nella vita quotidiana, perché ho riacquistato sicurezza in me stesso come uomo. Ho tranquillamente una compagna adesso, dopo purtroppo la mia vita matrimoniale che è andata, insomma, come è andata, quindi la mia compagna è soddisfatta di me, io sono soddisfatto della mia vita, quindi posso solo che parlare bene sia del dottore che del professionista che è, e sia, insomma, per avermi condotto, parlando con lui e vedendo i problemi che avevo, avermi condotto all'operazione, insomma. Senti, dimmi una cosa, le donne se ne accorgono? Le donne non se ne accorgono assolutamente, io ho il mio pene, quindi forse si accorgono, insomma, della mascolinità, nel senso, in senso positivo, ma non, assolutamente non si vede nulla dall'esterno, non ho avuto mai problemi, non... La sensazione com'è con la protesi? Cioè, ti sembra di avere una protesi oppure no. Il rapporto è naturale, fisiologico, l'orgasmo, l'eiaculazione, no. Come sono? Assolutamente tutto naturale, ormai la protesi fa parte di me, quindi non... cioè, so di averla, però non la sento, il rapporto va tutto bene, orgasmo bene, eiaculazione bene, cioè, non... D'altronde è il mio pene, diciamo, quindi... Voglio dire, anzi, è migliorato tutto, nel senso che adesso non mi devo concentrare più sull'erezione, quindi posso godermi tutto dal primo all'ultimo minuto, come, insomma, come dovrebbe essere così. Senti, tu sei di Taranto, sei venuto, sì, a Roma, quindi hai affrontato anche un viaggio, sì, hai una base d'appoggio perché qui c'è tua sorella, sì, mi sembra di ricordare. Sì, sì. Com'è stato questo spostarsi da casa? Perché tante persone non affrontano l'intervento anche per paura di spostarsi. Magari c'è chi parte da un'altra città e dice no, non mi va di andare a Roma perché è troppo lontano. Tu come l'hai vissuta e soprattutto come sei stato nella struttura dove ti abbiamo ricoverato? Com'è stato il decorso post-operatorio? Se sì, ci racconti un attimo. Sì, allora assolutamente no. Queste operazioni sono comunque operazioni delicate, anche... Cioè, per il dottor Antonini, che è qui a fianco a me, non per elogiarlo, ma ormai sono diventati di routine, perché forse è uno dei massimi esperti di impianti protesici per uomo. Quindi assolutamente no, tenete presente che, vabbè, il decorso post-operatorio è un po' di dolore, è normale, voglio dire, stiamo parlando anche di una parte particolare, no? Quindi sicuramente sì. Però tenete presente che io sono venuto con un autobus a Roma e me ne sono andato col treno. Quindi sono andato via con le gambe mie, mi sono messo il borsone in spalla e sono andato. Quando sono tornato a Taranto, sono tornato. Sono venuto qua con un deficit, sono tornato a Taranto con qualcosa in più, rinato. Quindi io verrei anche a piedi, se ce la facessi, verrei anche a piedi di nuovo per affrontare queste operazioni. Quindi assolutamente no, perché io vi consiglio, una volta individuato, e ripeto, tranquillamente potete rivolgere al dottor Penini perché è un massimo esperto, ma diciamo, una volta individuato il vostro esperto di fiducia, quantunque fosse a Milano, a Civitavecchia, cioè ci andate tranquillamente perché voi dovete risolvere un problema. Cioè, quindi voglio dire. Lo rifaresti? Io lo rifarei tranquillamente. Cioè.
non ho problemi di sorta a dirlo, perché mi ha cambiato la vita, ripeto, e quindi... Sei felice? Vale, sono felice, sì. Bene. Senti, l'ultima cosa, poi chiudiamo. Sì. Quella brasiliana che hai incontrato, che ti ha detto? La brasiliana, dopo un po' di tempo, perché ormai, diciamo, nel senso che, ripeto, non concentrandomi sull'erezione, riesco anche a durare di più rispetto, con tutto il rispetto per gli altri uomini, però è un dato di fatto. Quindi mi dice: che verga che hai, no? Verga, andate su Google che significa, quindi non ve lo spiego io, nel senso che ovviamente l'erezione è al massimo e anche di più, quindi non ci sono cali durante, diciamo, l'atto sessuale. Questo è importante, ripeto, anche per la vostra compagna, fidanzata, moglie, no? Penso che sia così. Invece di andare con un altro uomo, parlando chiaramente, che magari ha la verga, ce l'avete voi e rimane con voi, ecco. Questo è... ho riassunto, no? Ho estremizzato il concetto, però poi alla fine è così. È vero che un uomo e una donna vengono uniti dall'amore, però ci sono le scappatelle, invece non le fate scappare, le fate rimanere con voi. Va bene, che dà. Ok. Grazie dottore. Bene, sono contento, sono felice. Ok, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.